A Teramo torna a riaccendersi, soprattutto dopo l'allarme lanciato e poi rientrato su Ponte San Gabriele, la questione della sicurezza dei ponti, argomento al centro del Consiglio Comunale dedicato alle interrogazioni. Una condizione sulla quale, dopo le richieste dell'opposizione, è intervenuto l'assessore ai lavori pubblici, nonché vice sindaco Giovanni Cavallari, che ha annunciato che sono in corso dei controlli e che, in generale, il Comune ha recentemente ripreso il monitoraggio su tutti e 30 i ponti comunali. Ma in particolare ora sotto la lente di ingrandimento c'è Ponte San Francesco, dove da alcuni mesi all'inizio e alla fine della struttura di collegamento si è formato un dislivello. Abbiamo con il dirigente provveduto a fare un progetto per la sistemazione e messa in sicurezza di Ponte San Francesco, che già non appena mi sono insediato veniva intorno a 1.900.000 euro. Nei giorni scorsi abbiamo mandato ad un tecnico di fare proprio il monitoraggio di Ponte San Francesco per stare ancora più sicuri e per verificare la situazione strutturale di questo ponte, che ad oggi non ha nessun tipo di problema, non abbiamo nessun tipo di segnalazione. Certo che sui due appoggi laterali si sono verificati dei gradini, questi gradini in qualche modo adesso l'ingegnere che è stato incaricato dal comune sta facendo degli approfondimenti. Ma il problema più grande riguarda la carenza di fondi, somme che il comune non ha a disposizione per interventi nell'immediato, nonostante il progetto sia pronto già da tempo. Fondi il comune non ce li ha, il PNRR che ha praticamente consentito di fare tantissimi lavori sulle infrastrutture, sui ponti, non ci sono stati finanziamenti, sono stati dati alle province, non sono stati dati ai comuni. Dobbiamo ovviamente adesso tentare di intercettare dei finanziamenti per poter pensare non a una messa in sicurezza, perché per poter mettere a posto più di 30 ponti occorrerebbe una finanziaria dello Stato. Dobbiamo iniziare a ragionare su quali dare una priorità delle situazioni un pochettino più complesse, un po' più complicate, per dare poi dei lavori che in qualche modo possano rendere più sicuro il transito dei veicoli e non solo dei veicoli. Ma allo Stato, già nel 2018, dalla verifica puntuale che fu fatta su tutte le infrastrutture che abbiamo nel nostro territorio, l'unica infrastruttura che fu segnalata era Ponte San Gabriele.